Ciao a tutti da Fabio Cheressi e Beppe Bergomi in collegamento da San Siro. Ciao a tutti, è sempre un'emozione assistere una partita da questo stadio. La gara di oggi è tra Milan e Udinese. Ciao a tutti, siamo a Milano, io sono Fabio Cheressi, con me come sempre c'è Beppe Bergomi. Ciao Fabio e ciao a tutti. Hanno ancora parecchie giornate a disposizione per riprendersi, ma finora hanno deluso le aspettative della vigilia, che li davano favoriti. Per centrare l'obiettivo di inizio stagione dovranno cambiare registro da subito. Si libera della marcatura. Cerca il gol, occasione in vista. Pinzi ruba palla all'avversario. Fisico per il possesso della palla. Ha avuto troppa fretta ed è finito in fuori gioco. De Jong, Mexes, Emanuelson, palla al piede Kakà. Impedisce di andare via, Costa. A spazio! Grande delusione sul volto per questa occasione persa. Emanuelson. Ottima iniziativa da parte di Mario Balotelli. È intervenuto sulla palla dimostrando un'ottima visione di gioco e senso della posizione. Basta. Avanza, palla al piede. Entra pulito sulla palla. Palla al piede Kakà. Costa. De Jong. Montolivo. Abate.
riuscito ad artigliare un pallone tutt'altro che semplice. Azione pericolosa del Milan. Il guardaline dice che è fuori gioco. Maurizio Domizzi. Pinzi. Va sulla palla con un intervento facile. Non sembra nemmeno sudato. Tiro d'esterno, una palla fuori. Sì Fabio, è arrivato impreciso al tiro e non è riuscito a indirizzare la palla. Gabriel Silva. E l'arbitro fischia un fallo. Si avvicina all'area. Ottima occasione. Montolivo. Un gol importantissimo per il Milan, difficile segnare in un momento migliore. Una mazzata per gli avversari, vediamo se saranno in grado di reagire nella ripresa. Il Milan conduce la gara. Merkel. Di Natale cerca di fare la differenza. Avanza verso l'area. Potenziale difensore qui. Il direttore di gara assegna un calcio di punizione per un tocco con il braccio. De Jong. E finisce qui il primo tempo 1-0 al termine dei primi 45 minuti di gioco. Le tue sensazioni, Beppe? Quel gol allo scadere del primo tempo ha dato loro un'ulteriore iniezione di fiducia. Nella seconda metà di gara, secondo me, continueranno a spingere cercando di incrementare il vantaggio. Sicuramente i due allenatori avranno dato indicazione ai propri giocatori durante l'intervallo. Vediamo cosa cambierà nell'assetto tattico delle due formazioni in questa ripresa. Tiro! Che gol! Splendida rete! E con questa sono due le reti di questo giocatore. Difesa non incolpevole in questo caso. Bellissimo gol di Balotelli. Emanuelson. Grande tiro, ci è arrivato. E il portiere non si fa sorprendere, ottima parata. Palla fuori, sarà corner. In questo momento devono riorganizzarsi per riuscire a riequilibrare le sorti del match. Zapata! Se avessero concretizzato questa occasione, la partita sarebbe stata virtualmente chiusa. Si è smarcato bene e ha colpito il pallone. Peccato per la conclusione.
un contrasto davvero vigoroso. Perde palla. Prova! Tiro parato! Ci ha pensato troppo e alla fine ha sbagliato Fabio. Balotelli. Cerca lo spazio Kakà. Per lui oggi. Sì, sembra davvero inarrestabile Fabio. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. E la partita sembra essere a senso unico ormai. Allan. Si dirige verso la porta. Cerca il gol. Palo e pallone ancora giocabile. Si fa parare il tiro! Cosa si è mangiato Fabio? Si appresta a battere il calcio d'angolo. L'allenatore prepara una sostituzione. Sarà a rigore per il Milan. Niente da fare per il portiere. Rigore calciato con sicurezza e palla in rete. Mario Balotelli è tra i rigoristi più affidabili in circolazione e l'ha confermato anche stavolta. Comincia ad assumere una fisionomia ben delineata. Coda. Merkel. Prova ad avanzare ancora Di Natale. Montolivo. Kakà. Gioco e la mette direttamente fuori, interrompe così la pressione degli avversari. Montolivo gli toglie la palla dai piedi, intervento che viene giudicato irregolare e il giocatore dice di essere entrato sulla palla, ma il replay dà ragione all'arbitro. L'arbitro ha fatto bene a intervenire, il giocatore aveva calcolato male il tempo dell'entrata, finendo per rovinare addosso all'avversario. È stato segnato dal capitano, un vero trascinatore per questa squadra. Un bellissimo tiro, raso terra, angolato. E sembrano non avere intenzione di fermarsi. Merkel. Montolivo. Cerca lo spazio Kakà. Merkel. Allan. Coda. Restituisce subito il pallone. Emanuelsson. Lottano per conquistare il pallone. Emanuelsson.
felice, splendida vittoria. Oggi si è vista una sola squadra in campo. Sì Fabio, hanno dominato dall'inizio alla fine. Beppe Bergomi ed io vi salutiamo affettuosamente e vi diamo appuntamento alla prossima gara.